cari amici in ascolto, shalom a tutti. Eccoci di nuovo insieme per meditare brevemente la parola di Dio. Oggi leggeremo un testo che si trova nel Libro degli Atti al capitolo 10. Leggerò dal verso 34 al verso 36. Il titolo della nostra meditazione è «Dio non ha riguardi personali». Leggiamo. Allora Pietro, cominciando a parlare, disse: «In verità, comprendo che Dio non ha riguardi personali, ma che in qualunque nazione chi lo teme e opera giustamente gli è gradito». Questa è la parola che egli ha diretta ai figli di Israele, portando il lieto messaggio di pace per mezzo di Gesù Cristo. Egli è il Signore di tutti. Pietro termina dicendo queste parole: Gesù è il Signore di tutti. Ma torniamo un attimo indietro e vediamo di chi ci parla il capitolo 10 del Libro degli Atti. Ci parla di Cornelio, un uomo, un centurione romano. Un uomo giusto e timorato di Dio, ci dice il testo. Lui e tutta la sua famiglia avevano timore di Dio. Faceva elemosine al popolo e pregava Dio assiduamente. Quindi non una preghiera ogni tanto, non una preghiera nel momento del bisogno, ma pregava assiduamente su Dio. Cornelio un giorno fu divinamente avvertito da un angelo che, entrando da lui, disse: Cornelio. Egli, guardandolo fisso e preso da grande spavento, rispose: Che c'è, Signore? Che bella risposta diede Cornelio all'angelo. Subito si mise a sua disposizione. Che c'è, Signore? Come dire, parla, sono qui, ti ascolto, cosa sei venuto a dirmi? E l'angelo, compiaciuto, gli disse: le tue preghiere, le tue elemosine sono salite come una ricordanza davanti a Dio. E subito dopo gli disse che doveva mandare a chiamare Pietro per ascoltarlo. E chissà cosa avrebbe dovuto dire Pietro a quell'uomo. Che consolazione, cari in ascolto, sapere che Dio si ricorda delle nostre preghiere. Ma nello stesso tempo c'era un altro uomo che stava pregando. Pietro salì sulla terrazza per pregare. Due uomini che pregano, due uomini vedono Dio rispondere. Dice il testo che Pietro ebbe fame, che desiderava prendere cibo. Vide scendere dal cielo una tovaglia imbandita. In essa c'erano ogni sorta di quadrupedi, rettili della terra e uccelli del cielo. Una voce udì che gli disse: alzati Pietro, ammazza e mangia. Pietro rispose che non aveva mai mangiato nulla di impuro e di contaminato, ma la voce insistette nel dire: le cose che Dio ha purificate, non farle tu impure. Pietro cercava di comprendere quel che i suoi occhi avevano visto, e nel mentre degli uomini stavano bussando alla sua porta. Lo Spirito disse a Pietro: alzati e va con loro senza fartene scrupolo, perché li ho mandati io. Benedetto è lo Spirito Santo che organizza gli incontri. Lui fa un grande lavoro. E Pietro cosa fa? Senza fare alcune obiezioni, andò a Cesarea e lì incontrò Cornelio. Quando lo vide arrivare, Cornelio gli corse incontro e gli si gettò ai piedi. Ma un vero servo di Dio non permetterà mai che un uomo gli si getti ai piedi. Perché? Lo sapete? Perché quel posto è riservato solo a Gesù. Pietro disse, da buon servo,
alzati, anch'io sono un uomo come te. E trovate lì molte persone ad attenderlo e comprese il significato della visione. Pietro aveva rispettato scrupolosamente fino a quel momento tutte le norme e le tradizioni giudaiche, ma ora dice a tutti: voi sapete come non sia lecito a un giudeo di avere relazioni con un estraneo e di entrare addirittura a casa sua. Ma Dio mi ha mostrato che nessun uomo deve essere ritenuto impuro o contaminato. E iniziando a parlare disse: in verità comprendo che Dio non ha riguardi personali. Dio non è un uomo, cari in ascolto, e Dio non ha riguardi personali verso gli uomini. Questo ci fa comprendere meglio il suo grande amore per tutti gli uomini. Concludo dicendo che Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. A te che stai ascoltando, oggi ti dico quello che disse Pietro allora: Gesù è il tuo Signore. Gesù è il Signore di tutti. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento a domani con qualche altra goccia della parola di Dio. Dio sia lodato, vi ringrazio tutti e arrivederci a domani. Shalom.